Questa è la storia di un ragazzo che si sentiva se stesso solo sulle due ruote di una bicicletta e più si saliva in alto, più si sfidavano i limiti umani, più si faceva fatica, più lui si divertiva, si sentiva libero e felice. La sua bici profumava di epica e su quella bici è salita l'Italia intera. Un giorno un grande giornalista gli chiese perché va così forte in salita. Lui ci pensò e rispose: per abbreviare la mia agonia. Ed è strano se ci pensate, perché quel ragazzo che amava la montagna veniva dal mare, veniva da Cesenatico. Le montagne le attaccava da dietro e passo dopo passo risaliva, guardando in faccia i suoi avversari, leggero ma potente. Sembrava costituito di un'altra pasta, di un'altra sostanza, venuto da un'altra galassia. Lo guardavi e non ci davi due lire, pelato e con le orecchie a sventola, gambe gracili se paragonate ai Robocop di quel tempo. Un cardellino di 56 kg di fronte ad Aeroni ed Aquile. Eppure, quasi senza pensarci, andava in alto e li sfidava. Eppure, appena la strada saliva, si trasformava e diventava il più forte, il più grande di tutti gli scalatori. Dimmi cosa dentro di te, dimmi perché. Se fosse un musicista, potremmo dire che ha inciso 30 splendidi pezzi, sublimi, unici, rari. Le sue 30 tracce sono le sue vittorie. Non sono tantissime, ma lui ci ha ricordato che non è importante quanto, ma come vinci. Non è azzardato dire che chi è nato negli anni 80, se ascolta la parola ciclismo, pensa inevitabilmente ed ineluttabilmente a lui. A quella bandana gettata nel vento, a quell'estate di fine millennio, alla voce indimenticabile ed inimitabile di Adriano De Zanni. Quel ragazzo divenne un campione, prima, ed un supereroe successivamente. Qualcuno in un tornante lo paragonò addirittura a Dio, che c'era ed era pelato. Eppure il suo animo era stato sempre fragile, sempre umano e sempre tanto sfortunato. Nel 1995 un fuoristrada contromano durante la Milano-Torino lo travolse, con la conseguente rottura di tibia e perle. Nel 96 nel giro un gatto nero li attraversò davanti in discesa ed addio giro. Eppure nonostante tutto riusciva sempre a rimettersi in sella, tranne quella volta Madonna di Campiglio. Da lì no, da quella mattina il pirata non si è più ripreso. Era un angelo? Era un diavolo? No, era un uomo, tanto forte quanto fragile. Era un eroe romantico, come quelli dei romanzi. Era istinto, ispirazione, intuito, era rottura degli schemi, era passione pura, sogni ed incubi, accelerate e cadute. L'eroe romantico non lo si conosce mai fino in fondo. Fin dai libri ci raccontano che è caratterizzato dall'esilio volontario della società e dalle sue storture. Ha le sue debolezze, ha i suoi vizi, è un ribelle, è un eroe ed è solitario, che non può accettare di essere come tutti, ma non ha paura di sfidare gli dèi come i titani, con lo sport più romantico ed epico di sempre. Aspettarti qualcuno pure. E allora li va a prendere sempre più in alto, ed allora le sue imprese più belle avvengono tra le cime dei monti, e ci torna in mente Europa nel 1999, quando fu vittima di un salto di catena sulla salita finale, tornò in sella e superò tutti i 52 atleti che l'avevano superato. Ci viene in mente Alpe d'Huez, la salita degli scalatori, la sua salita dove vinse nel 95 e nel 97. Ci viene in mente Plan di Montecampione ed il suo duello Huez con Pavel Tonkov, che resistette fino a 2 km dal traguardo, poi il pirata lo staccò e mise le mani sul Giro d'Italia. Ci viene in mente il Tour del 2000 dove trionfò sul Mont Ventoux. Prima si staccò, successivamente attaccò e poi batté in volata Armstrong. E poi Churchevel, dove staccò tutti, compreso il cowboy artificiale texano. Infine ci sono tre parole, entrate nella leggenda. Ecco, parte Pantani. Era il 27 luglio del 1998 e sul Col du Galibier Marco Pantani ci ha regalato la più bella impresa del ciclismo moderno. L'impresa che portò il tricolore a Parigi dopo 33 anni. Pioggia, freddo, vento, nessuno fermò l'impresa del pirata, che rifilò più di 8 minuti a Kaiser Jan Ulrich, un pugile suonato. Se di un evento sportivo a distanza di più di 20 anni ricordiamo perfettamente dove eravamo, con chi eravamo e quello che provavamo, vuol dire che è entrato per sempre nella storia non solo sportiva del paese, oltre che nel nostro cuore. Il nostro racconto si ferma qui, con la vittoria più bella, perché non accettiamo ancora adesso che il nostro pirata ci abbia lasciato il 14 febbraio del 2004,
in una fredda stanza di hotel dal nome beffardo Le Rose. Forse è il più amato perché ha sfidato gli uomini della razionalità, i cronomani, i passisti, con la logica follia dell'attaccare in salita. Ha vinto gettando il cuore oltre l'ostacolo, riportando questo sport ad un'epoca diversa, passata. Le sue vittorie profumavano di strade polverose e di radioline nei bar. Ma alla fine, chi era Marco Pantani? La migliore risposta ce la dà proprio lui. Era uno che ha sofferto tanto e che in bici si è divertito e soprattutto ha divertito. Perché io e la bicicletta siamo una cosa sola, mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari, qua su in cima alla salita, perché quelli come noi.